Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, andiamoci a vedere tutte le cose che abbiamo a disposizione. Ricordiamo sempre di non farvi bannare 24 ore facendo slog e relog, perché sennò rischiate poi a lungo andare di prendere un ban permanente, perché la scope li sta piano piano diventando sempre più specifica anche nei ban. Sta facendo degli aggiornamenti appositi anche per fermare i fuffaroli. Ma andiamo avanti. Price drop dallo step 1 allo step 3. Attualmente noi ci troviamo precisamente allo step 2. Abbiamo fatto già degli ottimi punti. Ovviamente non c'è la carta jolly, quindi è un po' difficile tenere il passo e è difficile finire collezione. Andiamo avanti. Roll and Conquer, questa sarebbe il torneo che c'è adesso, torneo due giorni, è iniziato ieri sera. Ok, mi scuso se si è sentito il cellulare. 35 soglie senza per 1000, ragazzi, senza pazzia. Ovviamente lo inizieremo insieme perché io ho completato ieri sera quello da un giorno. Non sono arrivato dai primi, però questa volta undicesimo ci sono arrivato. Andiamo avanti, evento tre giorni, no, due giorni, scusate, finisce oggi. Missione cavalleresca, molto carina, che è dalla 1 alla 50. L'unica cosa che mi hanno detto ieri sera, che hanno sbagliato, è che la 48 e la 49 sono invertiti, nel senso il per 1000 10 minuti l'hanno messo per fare la soglia 50, quindi solo per fare l'ultima. Quindi abbastanza inutile come per 1000, secondo me. Però possiamo andare avanti. Eventi 20 e 21, oggi il Telegram dove li prendo di solito non l'aveva ancora rilasciato, sono andato sull'altro, che comunque anche loro sono molto bravi. Allora, gli eventi del 20 ci sono dalle 9 alle 15 booster ruota, dalle 15 alle 21 mega rapina, alle 17 parte l'evento nuovo Impero dei Magnati, che è imprevisti, vabbè, probabilità e società ovviamente, durata 3 giorni, quindi una pesata come al solito, dalle 21 alle 3 afferra la grana. Ok? E domani alle 20, il 21 alle 3 di mattina corsa alla tappa. Proseguiamo. Il Puma e Giada 3 mi hanno regalato delle carte. Vi ringrazio Giada. Ho provato oggi, no, mi sembra ieri sera, a vedere se c'avevo te tra gli amici con gli attacchi, perché me lo fa vedere da là. Ma non ti ho tra gli amici, quindi se mi togli e rimetti, così se dovesse capitare qualche scambio e regalo, ti vedo. Ok? Poi Stefan e Giada ugualmente mi hanno mandato carte, vi ringrazio tantissimo perché sono doppioni. Questo è il torneo di ieri, alla fine con 19.500 punti sono arrivato undicesimo. Diciamo che era un torneo fattibile, però non volevo sprecare dadi perché ovviamente quando c'è il peg si droppano dadi. Infatti ho droppato un pochino di dadi da ieri, ma ci sta. Allora, Stefan Andrei mi ha mandato altre carte, lo ringrazio tantissimo e andiamo direttamente in gioco. Ok? Allora, siamo pronti a fare la nostra partitozza. Intanto andiamo a Cassa Community. Che fa in tapia, Cassa Community, ce l'hai. Guardo che tanto. Persa per persa, magari capita bene. Vediamo un po'. Vediamo un po' se siamo fortunelli oggi. E se dovesse sentire il ventilatore, scusatemi, l'ho messo contro il green screen, però potrebbe arrivare comunque qualche piccolo sintomo di aria. Perché qua dentro è una fornace. Io ho preso il pop filter per poter mettere il ventilatore e poter fare un po' dei cambiamenti, ma ancora deve arrivare. Ovviamente Temu è lento, lo sapete. Ok, vediamo un po'. Ne abbiamo tolti tantissimi perché c'erano i bonus amici. Ovviamente è più probabile che prenda una chiave a random. Ma davvero? Per 50? Per 50 con bustina viola? Alleluia, una volta ogni tanto succede pure a me. Vabbè, dai, doppione è cattiveria. Però potevi darmi una mancante. Me ne mancano tre. Me ne mancano tre. E non stanno arrivando se benedetto e jolly. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla cassa community. Tanta roba. Allora vado a prendermi la roba nel negozio giornaliera, che non ci dispiace. Vediamo un po' se riusciamo a arrivarci. Eccolo qua, gratuito. Vediamo un po' che ci sta. Ok, dadi e 5 peg. Vabbè, i peg non mi fanno mai schifo, sinceramente. Mi piacciono. Allora, se non erro, oggi appunto siamo molto avanti con missione cavalleresca. Il torneo è nuovo di zecca, non ci sono per 1000, quindi non dobbiamo preoccuparci dei vari tiri che andiamo a fare. Volevo vedere, ok, 8, ok, facciamo dei tiri, vai, bla, bla, bla,
Bla, tutti a casaccio, tanto quello che capita, capita, che cacchio ci frega. Tanto già ho fatto il drop perché sto a 143.000. Ok. Vabbè, per ora stiamo a prendere cerchietti, anche se vorrei iniziare stazione, gentilmente. Voglio iniziare stazione? Nulla. 142.004, stavo a 143.000. Cerchietti. Allora, i cerchietti li pigliamo facilissimi perché... Vabbè, così è un po' troppo facile. Ok, abbiamo levato i peg. Vabbè. 2.800 dadi. Va bene. Ci piace. Posizione gne, però là c'è cerchietto. Vediamo un po' se abbiamo cerchietto. Nulla, lisciato di uno. Lisciato di due. Diciamo che quando c'è questo evento tocca giocare per 100 fisso. Però bisogna vedere se abbiamo la fortuna. Ecco, riesco a prendere le tasse che sono per l'evento dopo. Riesco a prendere l'affitto perché è per, per l'evento dopo. Vediamo un po' se pigliamo session. Assolutamente no. Siamo a 143.000. Comunque ieri, da ieri ho fatto un drop di circa 3.000. Perché comunque ho giocato pieno per cercare di finire quel benedetto torneo e per le bustine. Però poi mi sono fermato, non ho proseguito per missione cavalleresca. Ok, comunque abbiamo 864 peg, quindi qualche dado potremmo recuperarlo. Non tantissimi, ma qualcosa possiamo fare. Ok, cerchietto. Non abbiamo preso ancora una station, non so se vi rendete conto. I cerchietti tutti, come i pazzi proprio. No, vabbè, da qua la stazione non la prendo. Però ho preso cerchietto. Allora, vediamo un po' se prendiamo cerchietto da qua. Forse prendo station, no. Liscissimo. 6 e 2. Ok, una station è arrivata. Alleluia, oserei dire. Oserei. Il problema è che devo trovare qualcuno di voi. Per fortuna è che non c'è il per mille, quindi me la posso prendere con grande comodità a cercare qualcuno che sembra attaccabile. Vediamo Gaia, che poi dovrebbe essere quello che ha Gaia 1, Gaia 2, Gaia 3. Non ne sono sicurissimo. Ok, Cree. L'altro giorno avevo... Ah, ieri avevo trovato un signore tra di voi che... Ah, non ci provo a vedere se c'è sta ancora. Che non era attento e quindi è stato attaccato facilmente per tutta la giornata, tutto il pomeriggio. Candelaro, vediamo un po' se si è attivato e ha recuperato. Perché se non è attivato ancora possiamo fare qualche attacchino. Mi sembra che qualche attacco libero c'era. Vediamo un po'. Comunque saluto il signore. Mi scuso degli attacchi ovviamente, ma Monopoli è fatto così. No, è ancora in difesa, ancora non ha... No, sì, col cavolo. M'ha fregato. Ragazzi, m'ha fregato. Complimenti, non l'attacco più oggi. Io lo prometto. Ok, proseguiamo il nostro gyro. Vabbè, lo sblocchiamo, però ovviamente andiamo molto bassi perché non c'è il per mille. Però vuol dire che pure tutte le altre persone che giocano oggi non c'hanno il per mille sul torneo due giorni. Se vedo uno che sta a 100.000 oggi, mi arrabbio tantissimo. Perché ieri pomeriggio c'è stato un po' di discussione nei commenti, un po' di confronto. Uno dei ragazzi mi ha detto che comunque col per mille si riesce ad arrivare anche a 100.000 se giocata bene. Quindi vuol dire che è fattibile per loro tirare alto. Però spero che senza per mille sia un po' più difficoltoso. Ok, un bel 5-4-9. Da quella posizione è buono. Quindi non posso attaccare a quel signore, peccato. Poteva essere un ottimo target, invece ci ha fregato. È stato più forte e più bravo di noi. Distruzione su... Questa è una delle persone che abbiamo tra gli amici, me lo ricordo dalla foto. Elisabetta, infatti. Vediamo un po'. Fra 31 se sei distratto. Non si sa mai, magari la mattina, tutti attaccati. No, niente. Fra 31 ha smesso di giocare. Fra, ti prego, torna a giocare. Facci questa gentilezza, non ci mollare così. Ciao Flavia, vediamo un po' Marica. Perderemo un po' di tempo così a ricercare qualcuno, raga. Ok, perché così siamo sicuri di sprecare il meno possibile. Milli, oh, c'è pure Milli. Mi è risalito Milli della lista degli amici. Perché non so come funzionano ormai le liste degli amici. Anche se non attaccano, vengono spostati, penso, in base all'attività. Quindi penso quando sono entrati vengono spostati più in alto, presumo. Ok, Carmeno, stare messi tutti bene oggi, eh. Ecco, un'idea mi è venuta. L'altro giorno c'era riso e pollo che era stato attaccato. Mi ricordo pure questa cosa perché mi era capitato tra quelli attaccabili che poi non ho attaccato. Vediamo un po'. Perché pure riso e pollo c'è un sacco d'amici, mi sa. E ovviamente quando c'hai troppi amici c'è la probabilità che ti attaccano in tanti. No, riso e pollo è sanissimo. Ehi.
Più ci spero e io più stamattina, ma se non trovo nessuno, state a vedere, andiamo da Clemente, proviamo, cambiamo. Cambiamo qualche nome. Mo vediamo qualche persona nuova. Tutti sanissimi, raga, ma forse perché mi sono svegliato più tardi. Harry Potter, see you. Vediamo un po'. Mo proviamo pure i nomi un po' più particolari. Niente, Harry Potter ha smesso di giocare. Oppure è la cosa quella, come si chiama? Colpa della missione dei giorni. Quella lì giornaliera che ti obbliga. Ok, Arcangela c'ha un attacco. Guarda, mo c'ha l'armor pieno, eh. Ah, ok, Arcangela, ragazzi. Abbiamo Arcangela attaccabile. Abbiamo trovato qualcun altro oggi. Variamo un po' le persone. Ok. Siamo 35esimi, quindi già stanno a pushare bestia questi qua nel torneo. Voglio sapere come, spiegatemelo. Ok. Proseguiamo il giro, siamo a 140.000, abbiamo ridroppato 3.000 dadi. Ne ho droppati 3.000 off, ne droppo 3.000 on a posto. È una brutta situazione, sto periodo. Se droppa a prescindere, fanno gli eventi con poco margine e ugualmente che danno poco gain. Quindi è un problema. Poi non potendo più calcolare appropriatamente le distanze, perché poi dopo devi fare 10 che non c'entra niente, è veramente difficile mantenere dati up. Infatti spero di finire, come si chiama, l'album, così riacchiappo un po' di dati e cerchiamo di droppare piano piano. Oh, 300 dadi. Oh, vabbè, adesso sono felice. Vai che abbiamo un cerchietto sicuro. Niente, liscio. 4 e 1, 5. 6, 7. Prima stavo a vedere quando abbiamo iniziato il video la sveglia, perché non mi ha suonato la sveglia. Io ho la sveglia alle 8. Infatti ho fatto sveglia 8. E invece, col cavolo, non è partita per niente. Mi sono svegliato che erano le 8 e mezza, 8 e 40. Perché mi devo svegliare a una certa ora, anzi in realtà dovrei svegliarmi alle 7 e mezza per cominciare a preparare il video, andare a cercare tutte le varie cosine di Monopoli e ovviamente andare poi a fare il video per farlo uscire per le 10 e mezza. Quindi è una bella corsa, se mi sveglio in ritardo è un problema. Ok, 1600 punti secchi perché è un torneo due giorni e questo ci piace perché stanno pure i peg là sopra. Però il nostro punto importante oggi è cercare di arrivare più in là con missione quella sopra, che non è lontanissima, mi sembra che sono 3 o 4 step di distanza, perché siamo ai 2800 dadi, quindi ipoteticamente non dovremmo essere lontanissimi. Il problema è passarci sopra. Ho fatto un po' di tiri vuoti. Un imprevisto, imprevisto stazione, alleluia. Cioè, stiamo a fare più torneo due giorni e continua così che... Oddio! Chi era la persona che ho attaccato prima? Ah, Arcangela, Arcangela. Il suo nome me lo ricordo. Allora, è difficile che io mi ricordo i nomi, perché io ho una memoria a breve termine bruttissima. Però, ogni tanto capita che qualcuno fortunello me lo ricordo a memoria di nome. Fortunello per modo di dire, perché poi dopo, potendolo attaccare, non è proprio così fortunello. Bello il cane comunque, molto bello. Mi piace. Io c'ho un micio. Per chi già conosce il canale, ovviamente sapete che c'è il gatto. Non avete mai visto, per un giorno ve lo faccio vedere. Vai, attacchiamo ancora quella centrale. Perfetto. Vai così. Ok. Le distruzioni sempre molto lente, perché è proprio Monopoli che c'ha questa lentezza intrinseca, specialmente con i server. Io spero che veramente prima o poi lo mettano a posto, prima che il gioco chiuda. E comunque tutti i giochi hanno un periodo di tempo, un periodo di vita. Questo è un ottimo gioco del momento, che però come tutti i giochi sta scendendo. Come Squad Buster era rimasto, se non erro, terzo o quarto su Play Store, poi ha cominciato a droppare. Oppure l'altro giorno è uscito Global il gioco, quello di macchinine della Disney, Disney Speedster, e sembrava essere partito subito a bomba, infatti era terzo su Play Store. Invece dopo neanche una settimana è sparito, cioè proprio non c'è nella lista di top 100, quindi si presume che abbia fatto un drop importante. Che peccato, sinceramente. Mo, da quello che so è uscito pure Metal Slug Awakening, che era già uscito, ma è uscito definitivamente, però su Play Store ancora non appare, quindi penso che stia su altri lidi. Però qualcuno è andato a vedere il video che ho fatto ai tempi del proviamolo di Metal Slug Awakened, come si dice. E ovviamente mi ha fatto delle domande: come mai i server non vanno, come mai c'è stata la manutenzione, che è successo. Cioè, domande su un video vecchissimo per me ormai. Però
Insomma, se spera che giochi nuovi piano piano sbocciano, arrivano una roba nuova, fresca, ci serve. Ci serve un po' di novità, come sempre. Stiamo scendendo sotto i 140.000, era da un po' che non ci scendevo. Questa è una cosa pericolosa. Oh, ma i cerchietti mi puoi pia, però ci stanno, eh. Niente, sto a liscia tutto, bene. Benissimo proprio. Mannaggia. Ok. Vediamo un po' che portiamo a casa qua, ma la vedo molto dura. Oh, niente. Non mi sta più a niente stamattina, eh. Vabbè, ieri non è che è andata benissimo ugualmente, perché, ripeto, un po' di troppo l'ho fatto pure ieri sera. Per quanto abbia giocato molto bene, mi sia andata molto bene la giocata, eh. Cioè, quello che mi fa rabbia. Ok, dai, dacci una bella rapina. Niente. Tornai 2 giorni sono una piaga solo per questo, perché li modificano in modo che escano più distruzioni. Questa è una cosa ingiusta, ragazzi. Mi scuso un po' di raucetina, ma essendomi svegliato tardi, anche la gola si è svegliata tardi con me. Vediamo un po'. Per fortuna mi sto ricordando il nome di Arcangela, che se no non c'avevo manco gli attacchi sicuri da poter fare. Ok. I caricamenti sono letti come sempre. E noi siamo sempre qua al caldo la mattina. Ai ai ai. Speriamo che cala. Io so che tra qualche giorno qua dovrebbe piove, però da quello che si è visto piove e fa caldo, quindi è il male. Olè, nuvolette. E si va dritto. Olà. Altri peg. Non ci dispiace di peg, sinceramente. Sperando che riusciamo a fare un bel po' di punticini su peg. Allora, liscio cosmico. Liscio cosmico, vuoto totale. 6 e 6, 12. Cerchietto almeno, così andiamo verso quei 2800 dadi, se spera. Altro cerchietto, vai così. Altro cerchietto. Oh, se ricordate che i cerchietti ce l'abbiamo, dai. Vai così. Dacci i cerchietti, vogliamo tutti i cerchietti del gioco. Niente. Beh, siamo già a 2000 su 3008, qualche dado lo rifacciamo, non tanti. Si andrà sempre in drop. Via Mont. Forse riusciamo a ritornare paro con gli eventi del PEG, mo vediamo. Se siamo fortunelli. Se siamo fortunelli però, perché qua mi sta liscia al mondo. Vorrei di. Oh, un cerchietto a posto. Vediamo un po'. Niente. 336 armor. Stiamo droppando in maniera incredibile. Ma proprio incredible. Vai così. Cerchietto. Meno un po' di soddisfazione con i cerchietti. Ce la sta da. 4, 5, 6. Liscio totale. Qui si droppa male. 5 e 4. Nulla. 3 e 2 stazione almeno. Più che altro è che senza il per 1000 non c'è manco quel boost di oddio, sono passato su stazione e ho tirato per 2. È un po' più un po' più difficile la faccenda. Cioè si droppa di meno, ma si droppa più spesso. Dai, ce la facciamo? Ok. Il gioco si è ricordato di noi. Olè. Andiamo da Arcangela. Cagnolino bello. Dai, carica gioco, ti prego. Non ci farà aspettare così tanto. Già fa caldo per noi. Niente, eh. Assoluta mount. Ok. Perfetto. Facciamo questa destruction centrale. Allora, voglio rivedere un attimo la lista per ricordarmi bene. Dopo c'è dollari e poi il per 1000, perché ripeto, l'hanno invertiti. Che è una cosa cattivissima, eh. Mettere il per 1000 a uno prima è veramente cattiva. Cioè è buona perché il per 1000 mi permette magari oggi pomeriggio offline di riuscire a arrivarci a quello step, perché comunque col per 1000 c'hai più spinta in avanti. Però cioè avere un 10 minuti per 1000 esclusivamente per quell'evento mi pare un po' un po' too much. Anche perché in quella maniera rischia che se vai a finire su stazione ti fa finire subito il torneo 2 giorni e poi ti ritrovi domani che non hai niente di conseguenza. Ok, vediamo un po'. 3 anelli, bello. Bello 3 anelli, 1600 pieno. Buono. Ecco qua che saremo di torneo 2 giorni. Altri peg per noi e qualche dadino triste sicuramente. 250 ovviamente, 2 tiri risparmiati. Però 40 peg sono buoni perché ne abbiamo 1000. Oggi tiriamo il bel 1000 de peg, sperando di fare un po' di magie. Ogni tanto ci vorrebbero. Ok, una bella station. Ovviamente sempre distruzione, perché te pare che ci danno 2 rapine de fila? Non succederà mai.
È successo de rado, però. Niente, non carica come sempre. Dai che ce la facciamo. Assolutamente no. Allora, Arcangela, che mi raccontate, raga? Ditemi qualcosa, narratemi. Qualcosa di interessante, qualcosa sulla vita, qualcosa sul caldo, qualcosa sul vostro luogo. Io me ne vedo di commenti, mi leggo tutti e lo sapete, mi leggo tutti perché ieri ho risposto anche a quelli che mi attaccavano di essere fuffarolo a mia volta. E io gli ho detto a me quello che pensate, può essere pure io sia fuffarolo. Se sono fuffarolo, a voi vi piace stare la mezz'oretta la mattina con me, la passate bella tranquilla, siete contenti? Bene, se no, se vi dà fastidio che possa essere un fuffarolo. Io non dico né sì né no, proprio perché mi sono non stufato, nel senso non c'ho quella cosa de combatte ormai, cioè l'ho persa un sacco di tempo fa, con tutti il canale è successo miliardi di volte con tantissimi giochi, ma pure con Minecraft, quando facevo i video c'è stato qualcuno che faceva, ma tu metti la grande e fai i cosi, sì, contate tutte le ore che mi sono fatto off. Tipo ieri sera c'era un ragazzo di voi che mi aveva scritto in privato che mi voleva raccontare appunto dei fuffaroli stessi, perché stavamo in tema, quindi mi voleva raccontare in privato di come funzionavano i metodi. Io ovviamente i metodi già li conosco, perché studiando il gioco alla fine li sai uguale, anche se non li fai, li sai perché su tutti i Telegram, su tutti i Discord di Monopoli ci stanno sempre delle sezioni che te lo spiegano. Quindi non ci nascondiamo dietro un dito, li sappiamo tutti i modi per fuffare. Se seguiamo il gioco in modo serio, nel senso, se non è per noi un gioco da bagno, quindi quando stai bello in bagno ti siedi e ti metti a giocare, ma è un gioco che ti serve anche come me per il canale, che devo studiarlo per forza. Ovviamente li sai uguale tutti i metodi, non è che non li sai. Magari non li metti in pratica perché rischi per il canale simile, però li sai. E niente, il ragazzo mi ha detto, a parte che del fatto che avevano invertito il per mille, che è stata una notizia importantissima. Quel per mille che l'avevano girato al contrario, l'hanno messo sotto invece che sopra nella lista. E non mi ricordo che stavo di me, l'ho perso. Sto a chiacchierare troppo, come sempre. E mi sono perso, a posto. Bene, questa è ADHD, proprio cosa di concentrazione che se ne va nel nulla. A parte che, ripeto, sono sveglio da pochissimo. Ho un caffè solo in corpo, un caldo atroce, quindi stamattina sono un po' storto, se mi vedete, è già tanto. Ok. Facciamo una distruzione. Non mi ricordo che stavo dicendo. Mi sono perso completamente. Benissimo. Allora. Ah, ecco, gli avevo detto al ragazzo che in quel momento che mi aveva contattato, io stavo ancora giocando dalla mattina che avevo finito di fare il video. Avevo finito alle 4:30 il torneo quell'un giorno. Cioè, rendetevi conto. Insomma. Mi sono fatto una bella scampinata di quelle pesanti. Allora, siamo arrivati quasi ai dadi sopra. Però c'è stato un drop immondo. Non so se ve ne siete accorti sotto. Siamo a 134.000. E con quelli ritorneremo a 138. No, 137.000. Noi siamo partiti da 143.000. Quindi, comunque, il droppino l'abbiamo portato a casa. In tutti i sensi. Vediamo un po' imprevisto, no? Dollari. Sempre se ci passiamo in tempo su questi cerchietti. Maledetti cerchi. Mannaggia. Quando servono non si pigliano. 4-3, liscio. Guarda, li sto liscio a tutti, mo. Lo sa il gioco, lo sa. Mo' mi fa tutte torneo, guarda, eh. Ok, oh, una rapina. Buona. Buona. Altri tre anelli. Vabbè, ma questa è fortuna piena. Dai. Ok, 1.600, vai, undicesimo. Vedete, oggi è un torneo senza per mille. Se nota la differenza, eh. Undicesimo in un torneo 2 giorni è quasi improponibile per me. Ok, cerchietto. Oh, e ci portiamo a casa intanto i 2.800 dadi. Che non è che ci portiamo a casa perché sono 136.400. Da 143.000 oggi è drop. Ma ultimamente è sempre drop, nel senso, per quanto io faccio la giocata pure quella off come dite voi, arrivo a paro o drop uguale tempo.
quindi alla fine si dropperà continuamente. Se non riesco a finire quei 3 carte mancanti dell'album, probabilmente continuerò a droppare pure sotto i 100. Intanto i cerchietti stiamo a fare, e questo è buono perché questo lo devo finire oggi. Ok, vai così, Station, Arcangela. Siamo a 25 minuti, ragazzi, dobbiamo ancora far peg, porca miseria. Mo vado a far peg. Mi fermo da sto attacco e vado a far peg. Anche perché mancano 3 step, quelli sopra, entro oggi pomeriggio, dovrei riuscirli a fare. C'è il per 1000, però. Arcangela. E vediamo dove ci porta comunque un po' di peg. Magari ci fa recuperare qualche altra cosina. Perché pure là ci stanno i dadi. Mari. Andiamo a paro. Sarebbe buono. No, a paro non credo. Se riesco a prendere un po' di punti, magari torno a 140.000. E siamo comunque di nuovo sopra i 140. Però, insomma, siamo passati in un mese e mezzo da 190.000 a 136.000. Una botta incredibile, eh? È molto rischioso. Ok, perché io mi tengo sempre un po' di margine, un bel po' di margine, perché comunque devo fare i video. Ce ne vuole. Allora, intanto ritiriamo i dadi. Vi ricordo che io le carte non le do direttamente con la richiesta come fate qui, ragazzi. Io ve lo ripeto sempre, però voi ancora lo fate. Siamo decimi, voglio vedere a che punto stanno in classifica. Quanti? C'è 40.000 il primo, quindi come pensavo, senza il per 1000 si comincia a vedere un po' più di stabilità anche nel torneo 2 giorni. E questo è importante. Allora, andiamo a farci il peg prima che diventano 30-40 minuti di video, perché potrebbero diventarlo tranquillamente. Il peg è molto lento. Vediamo un po', 1021 peg dovrebbero comunque fare qualche magia se non vanno a finire tutti a sinistra. Ok, facciamoci questa bella giocata da 1000 peg. Voilà. Ovviamente stanno andando tutti a sinistra perché sono brutti e cattivi. Oh, vai, riprendiamo un po' di peg. Anche se andando sempre su quello più piccolo. Dai, facciamo qualche altro jackpot come ieri. Ieri era magia. Cioè, ieri abbiamo fatto 5 jackpot. 2 da 1. No, 3 da 1 e 2 da... Eccolo! Ma allora, ma hanno aumentato i jackpot, ragazzi. Sicuramente hanno aumentato i jackpot per favorire il completamento. Perché hanno visto che era incompletabile, secondo me. Secondo me hanno visto che era incompletabile. E hanno aumentato la probabilità. La predisposizione dei jackpot. Perché sono predefiniti, lo sappiamo tutti, ragazzi. I tiri del peg. Potete dire a dove pare. E in pratica il tiro cambia soltanto quando andate a sbattere sopra sti cosi. E quindi vi cambia soltanto quanti peg recuperate. Per il resto, eccolo! Secondo jackpot! No, vabbè. Sì, hanno aumentato le probabilità, raga. È scontatissimo. Cioè, stiamo già finendo la seconda fase. Ok, andiamo al regalino. Vai così, intanto non mi vorrei prendere i peg se fosse possibile. Niente. Ok. Io sto cercando di andare a destra, ma non mi ci vuole andare, vuole andare a sinistra. Va bene. Vediamo un po'. Ok. Oh, un altro jackpot. No, non è possibile, raga. C'è qua quadra che non torna. Abbiamo fatto 3 jackpot già. Pazzia. Pazzia totale. Abbiamo ancora 700 peg. Ovviamente non sono gli ultimi perché mancano 2 giorni, eh. L'evento sopra finisce e c'è sta quello nuovo, quindi ci stanno altri peg. Perché l'evento finisce tra 2 giorni e qualcosa. Ma mi sa che io ho messo male qualcosa. Eh sì, io sono pirla. Guarda, devo tirare a sinistra e non a destra. No, però se vado a sinistra mi dà dadi. Non so bene questa cosa. Secondo me hanno sbagliato a spiegare in internet. Secondo me ho sbagliato io. Non sto facendo i dadi che devo fare col peg. Sono messi male, vero, regà? L'ho messi male. Vabbè, fa niente, dai. Facciamo meno dadi. Facciamo più soldi. Involontariamente. No, facciamo più peg, forse. Allora vado a sinistra, scusami. Fammi vedere se prendo i dadi qua che succede. No, da i dadi, ma da i soldi. Vabbè. Diciamo che ci accontentiamo in questa maniera. Che dobbiamo fare? Ok. Intanto i peg li stiamo facendo. E stiamo salendo di premi. Questa è l'ultima step, raga. Là ci stanno i 1000 e i 1008 e i dadi più l'altra bustina viola. Oddio! Che mi ci ha fatto crede. Quella era bello. Niente, ho sbagliato pure a far peg sta volta.
me ne sono accorto solo adesso, cioè ieri non me ne sono accorto. Ma mi sa che manco me l'avete scritto nei commenti, forse me ne siete accorti manco voi. Vabbè, ormai l'ho fatto, se devo mettermi a raddrizzare perdiamo un'altra mezz'ora, dai. Facciamo così. Ok, i peg li stiamo prendendo. A quei 1000 dadi ci dovrei arrivare. Oh, mazza quanti peg, è bello così. Vai, ne consumiamo meno del previsto. Ok, dai, un altro jackpottino ce lo fai. Facci la magia. No, che c'è mancato, mi ci ha fatto credere. Mi ci ha fatto credere tanto. Allora, come al solito al penultimo ci stiamo arrivando, ma anche molto prima del solito. Mancando ancora 2 giorni, già stiamo al penultimo step. Se l'evento ha i peg sopra, arriviamo pure a completare stavolta. Sarebbe magia per Terry e Maggie. Questa è una citazione che possono capire solo i vecchi come me. Ok, vediamo un po'. Vai così, vedi i peg quanto ci piacciono. Abbiamo ancora 300 e abbiamo preso la soglia dei 1000. Sarebbe bello un jackpot adesso, nulla. Ci ha provato, ci ha provato. Le ultime 2 righe sono sempre troppo lunghe, è quello il problema. Le allungano ovviamente perché sono gli step finali, quindi ci si deve mettere di più per arrivarci. Però insomma, delle volte le allungano troppo. E forse stavolta l'hanno messi discretamente, Vedo che comunque la barra sale. Quindi è buono, è buono. Dai, non dico... Oh, ecco l'altro jackpot! Voilà. Tanta roba. Vai così, che stavolta ci dice... Non dico bene, ma quasi. Ok, a 1800 mi sa che non ci arrivo, perché sta andando tutto a sinistra adesso. Cioè, tutto in fondo. 180. Oddio! Quando fa quella botta secca, quanto ci fa crede? Ok. Ovviamente nel torneo 2 giorni ci stanno ancora punticini. Io oggi pomeriggio punterò tanto sull'evento sopra, ma sicuramente farò pure punti sul peg, quindi... Cioè, sul peg, sul torneo. Ok. Abbiamo fatto 1.011.000.000, proprio perché ho sbagliato a posizionarsi così. Mo, domani, se facciamo altri punticini, o se mi riesco a anticipare oggi pomeriggio, ovviamente provo a cambiare, perché sinceramente era meglio peg e dadi che peg e dollari. Va bene. Oh, quanti bei peg. No, per un pelo non facevo un altro tiro. Vabbè, siamo quasi arrivati ai 1.800.000 però. Tanta roba. Già, mancano 2 giorni e 12 ore. Quindi abbiamo fatto 3.300, 1.100.000.000 e ovviamente la bustina viola, sperando esce carta che manca. Mannaggia la miseria, è uscito Ganzo. Che tanto serviva a voi perché nei commenti l'avevate scritto. Ok, un'altra cosa, nei commenti mi hanno detto: Mordo, che dai sempre le carte ai soliti 20. Ma se quelli che mi chiedono le carte mi chiedono carte che non ho, perché io gli ho detto di fare la lista e di mettere anche le carte che non ho, io vado su quelli che ho la carta. Cioè, nel senso, chi mi capita, mi capita. Cerco di stare attento, però insomma. Allora, siamo tornati a 139.000, quindi quasi 140.000 l'abbiamo recuperati. Quindi diciamo che il nostro drop è di 3.000-4.000 dadi. E ne abbiamo utilizzati molti di più. Ne abbiamo usati quasi 10.000. Non è buono, però non è un drop pesante. Ripeto, se riesco a finire la collezione ritorno up. Però è un problema sempre logistico, sperando che va meglio la situazione. Allora, andiamo a fare i nostri regali del giorno come sempre. Mi mancano 3 carte maledette dorate. Allora, andiamo a vedere ovviamente le carte che posso regalare. Per avere le carte regalo da me è molto semplice. Dovete essere i miei amici in gioco, link in descrizione per diventarlo. Dovete essere iscritti al canale, lasciare mi piace all'ultimo video. Ovviamente il commento per la richiesta delle carte fatelo sempre sull'ultimo video. Mi mettete anche le carte che non avete, perché ve lo dico io, anche se gli altri vi dicono capisci come sono i tuoi follower dal fatto che ti chiedono carte che non hai. No, che l'ho detto io. Allora, fate una bella lista dettagliata dal set 1, set 2, set 3, set 4, set 15, set 20. Anche set durata, mi scrivete a fianco durata per esempio. Così riesco a trovarvi meglio quando cerco le carte da regalare. Mi raccomando, nome in gioco, perché se no non vi trovo. Immagine profilo se avete un nome comune, importantissima, perché se vi chiamate Francesca, Andrea, Giacomo e ce n'ho magari 3-4 con tutti col nome uguale, ovviamente non bebecco. Quindi con il vostro nome è più facile, ok? Guardate le carte che mi mancano, guardate. Una è Storm Robot, io maledetto qui in mezzo, che da 1700, 2000 dadi, lama brillante, e ne dovrebbe mancare un'altra su 3, però non so dove sta l'altra, poi vado a vedere. Va bene, vado a vedere a chi regalare qualche carta, perché mo qualcosa c'è. Allora, il primo che mi capita, Fla22, ti ho mai mandato carte? Scrivimelo qua sotto nei commenti, te ne mando una dell'ultimo, del, no dell'ultimo set, del 22,
che è una carta 4 stelle molto buona. Vai, prenditela. Hai fatto una bella lista lunga. Fla 22 si prende. Presentare le armi. Aldo oggi si prende una carta molto alta, 5 stelle, Ganzo, perché è arrivata oggi, perché sennò Aldo non se la prendeva. E invece oggi se l'è presa perché è uscita mentre facevamo il video. Omar mi chiede una carta del set 11, che è l'ultima, se non era, è 4 stelle, gliela mando immediatamente. Omar, fanne buon uso, podio della vittoria. Ultima carta per oggi, la quarta su 5, perché le altre persone mi hanno chiesto carte che non ho, ovviamente, come gli ho detto io. Quindi andiamo da Ginevra, che gli do spesso carte, perché ovviamente gli servono spesso delle carte che ho a disposizione. Sono contento anche di potergli dare una mano. Vai, Ginevra, tutto tuo, adesivo inviato, mio mio. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ovviamente non ha fruttato bene come doveva, anzi c'è stato un bel drop dadi. Ovviamente abbiamo trovato doppioni interessanti. Il peg è andato molto bene. Ci sono stati veramente tanti jackpot, e questa è una cosa molto buona, perché ci permette di arrivare probabilmente a fine peg e di prendere la bustina viola, che è quello che mi interessa di più, visto che non c'è la jolly. E missione cavalleriesca oggi pomeriggio cerco di finirlo. Dovrei arrivarci, perché comunque è dollari 10 minuti di per 1000, e dovrebbe arrivare poi dopo l'evento finale, quindi in 3 step, quindi diciamo in un paio d'ore dovrei riuscire ad arrivarci. Torneo 2 giorni, non so se lo finisco, penso di no, speriamo, perché magari il per 1000 va a finire su missione e non su torneo. Se no domani mi ritrovo un torneo completato e sarebbe lo stesso un periodo di drop. Arriviamo a 1000 like, ragazzi, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, Jurassic World Game esce dopo, e poi probabilmente c'è Brawl Stars.